a tutti i trislettori, io sono Giada e benvenuti in questo nuovo video. È con grandissima emozione che vi presento un nuovo progetto, questo è infatti il primissimo video delle Sailor Books. Che cosa significa e di cosa si tratta? È un progetto che abbiamo ideato io, Chantal di Fairy With a Bit Fit, Gabriella di Fangirl in Love With Books e Ileana di Oh Ma Che Ansia alla Svamps, che ormai credo conosciate bene, se non è così trovate giù nella info box il link ai loro canali. Un progetto che avrà alla base le nuove uscite libresche italiane, un progetto con il quale vi porteremo tutta la nostra creatività. Dal momento che, come ben sapete, attendiamo anche noi sempre l'uscita di nuovi titoli, titoli che ci accomunano e spesso interessano tutte. Quando ci saranno nuove uscite italiane alle quali siamo interessate, siano esse di qualsiasi genere, fantasy e non, e di qualsiasi casa editrice, ci uniremo, collaboreremo e creeremo dei contenuti originali per parlarne e condividerle. Soprattutto per evitare che vediate magari sempre la stessa recensione o lo stesso video, ognuna di noi realizzerà un contenuto diverso, personale e originale, che potrà essere un video qui su YouTube, un book tag, una foto, un post su Instagram, un cosplay e tanto tanto altro. Non abbiamo limiti e lasceremo il via libera a tutte le nostre idee. Ovviamente quando dobbiamo realizzare qualcosa lo facciamo sempre in grande, per cui abbiamo scelto un nome, ossia le Sailor Books, le vostre paladine dei libri e della lettura. Un disegno di noi versione combattenti che vestono alla marinara, che vi lascerò qui, realizzato dalla nostra bravissima e talentuosa Ileana, che ovviamente ci raffigura, e anche un logo realizzato dall'altrettanto bravissima grafica Charlie. Trovate nell'info box la sua pagina Instagram, Facebook e il suo canale YouTube, quindi mi raccomando andate a seguirla. Quando vedrete il logo o il disegno sui nostri video o sui nostri post, capirete che si tratta delle Sailor Books. Il logo, come vedete, racchiude lo scettro di Sailor Moon, legato al nome che abbiamo scelto, un libro che rappresenta i nostri amati libri, e le stelline le abbiamo scelte sia perché ci piacevano, sia perché rappresentano la magia dei libri e sono legate anche a tante saghe che amiamo. Speriamo di cuore che questo progetto possa piacervi, e io e anche le altre non vediamo assolutamente l'ora di metterci all'opera e di creare tante tante belle cose per quanto riguarda le Sailor Books. Il video di oggi è dedicato sia alla presentazione di questo nostro progetto, al quale teniamo tantissimo, sia alla sua prima collaborazione unboxing. Spacchetteremo un pacco che abbiamo gentilmente ricevuto dalla Oscar Vault con delle nuove uscite, di cui parleremo ovviamente anche nei dettagli più avanti. Ora andiamo a scoprirle insieme, anche perché sono super emozionata. Andiamo ad aprire. Ce l'abbiamo fatta. Io vorrei farvi vedere. È pesantissimo. Ah, aiuto, ok. Ci sono diverse carte e polistirolo per tenere al sicuro le meraviglie contenute. Oh mio Dio, sono tantissime. Ok, devo solo abbassare la fotocamera per farvele vedere. Ok. Piccolo spoiler dei libri. Ci tengo a partire con il volume che forse attendevo più fra tutti, perché è legato a tre autrici e romanzi del mio cuore, ossia le sorelle Bronte. Le sorelle che crebbero solitarie nelle brughiere dello Yorkshire del XIX secolo. Tre sorelle che hanno lasciato in eredità romanzi immortali, capolavori della letteratura ottocentesca ricchi di sentimento e di pathos, ciascuna con la propria unica e peculiare voce. In questo volume edizione Draghi sono raccolti i loro più grandi capolavori. Da Cime tempestose a Jane Eyre, passando per Agnes Grey, a questi romanzi si aggiungono anche i sublimi versi nei quali è possibile rivivere tutto il fascino della natura selvaggia delle brughiere dello Yorkshire, tra le distese d'erica, rocce e foschia. Sono felicissima per questo volume in quanto amo profondamente queste autrici e i loro romanzi, e questa edizione da collezione curata nei dettagli ed esteticamente meravigliosa mi riempie di gioia. Altro volume per cui ero emozionatissima subito dopo quello delle sorelle Bronte è Poirot, tutti i racconti. È
ero particolarmente emozionata perché amo Agatha Christie, la regina del giallo, un amore che mi ha trasmesso mia madre e un'autrice a cui sono legata dai tempi del liceo, quando lessi gran parte delle sue opere. Questo volume, sempre nell'edizione Draghi, raccoglie i racconti, tutte le avvincenti indagini di Hercule Poirot, il piccolo detective belga dalle infallibili celluline grigie, nato dalla fantasia della Christie. E la vocazione narrativa della regina del giallo si esprime al suo meglio. Ritroviamo all'interno di questo volume storie che coinvolgono il pubblico in un raffinatissimo gioco di intelligenza accompagnato da altrettante raffinatissime illustrazioni in bianco e nero. A seguire il primo degli altri due romanzi per i quali ero molto molto curiosa, L'ascesa di Senlin di Josiah Bancroft, perdonate la pronuncia del nome. Di una trilogia fantasy sci-fi uscita tra il 2013 e il 2019. Al centro della storia abbiamo la Torre di Babele. Questa immensa torre, che è grande quanto una montagna, ospita dei regni circolari, alcuni pacifici, altri bellicosi. Si tratta anche di un mondo popolato da geni e tiranni, da aeronavi e motori a vapore, e il protagonista è Thomas Senlin, un preside di una scuola di provincia che decide di recarsi alla Torre di Babele con la moglie, solo che appena arrivati lì i due sposi si perdono tra la folla. Determinato a ritrovare la moglie, Senlin inizia una lunga ricerca che lo porterà tra i bassi fondi, sale da ballo e teatri di burlesque. E soprattutto, se vorrà trovare sua moglie, sopravvivere non basterà, dovrà trasformarsi da uomo di lettere in uomo d'azione. E con queste premesse non potevo non rimanere affascinata ed estremamente curiosa. Abbiamo poi Murder Bot di Martha Wells, volume che raccoglie romanzi brevi, Allarme rosso, Condizione artificiale, Protocollo ribelle e strategia d'uscita. Si tratta di una serie di fantascienza dell'autrice americana. La serie parla di un costrutto artificiale progettato come unità di sicurezza, che riesce però a sovrascrivere la sua unità governatrice, consentendole così di sviluppare l'intelligenza. Si chiama proprio Murder Bot. All'interno di questo romanzo e di questo universo, ogni aspetto della vita è dominato dalle grandi corporazioni, ma in una società dove i contratti sono aggiudicati al miglior offerente, diciamo che la sicurezza non è ai primi posti, per cui può capitare qualche incidente, come avviene per Murderbot, che, come accennato, è riuscita ad hackerare il proprio modulo di controllo e preferisce di gran lunga passare il suo tempo tra serie TV, libri, videogiochi, che dedicarsi a quegli incarichi noiosi e ripetitivi. Murderbot inizierà un viaggio alla ricerca di sé che la porterà a scoprirsi assai diversa da quello che i suoi protocolli avrebbero previsto. A seguire abbiamo i tre volumi graphic novel di American Gods di Neil Gaiman, insieme a Russell e Hampton. American Gods è un romanzo fantasy famosissimo di Neil Gaiman e queste graphic novel raccolgono 9 episodi della serie, nonché una ricca selezione di copertine, studi di personaggi e schizzi realizzati da vari illustratori. Non ho mai letto il romanzo di American Gods, sono molto curiosa anche perché ne hanno tratto anche una serie TV. Il protagonista è Shadow Moon, che appena uscito di prigione scopre che la moglie è morta. Senza lavoro, senza soldi e senza famiglia, Shadow incontra l'enigmatico Wednesday, che gli offre di lavorare per lui. Ovviamente accetta l'offerta e ci metterà un po' a capire che dietro quell'individuo si cela la somma divinità del Pantheon nordico, perché una battaglia di proporzioni epiche sta per essere combattuta e ci sarà uno scontro fra divinità per conquistare l'anima stessa dell'America. Sembra davvero affascinante ed originale. Fatemi sapere se tra di voi c'è qualcuno che conosce il romanzo, le graphic novel o ha visto la serie TV. E infine, l'ultimo volume contenuto nel pacco è questo libricino qui, che è La nascita del principe oscuro di Kerry Maniscalco. Si tratta di un piccolo volume legato alla saga della Maniscalco, che uscirà proprio quest'autunno prestissimo per la Oscar Volt. La saga, che comprende 4 romanzi, ossia Sulle tracce di Jack lo Squartatore, Alla ricerca del principe Dracula, In fuga da Houdini e A caccia del diavolo. Romanzi che uniscono l'amore dell'autrice per la scienza forense e i misteri irrisolti della storia, nonché la sua passione per le atmosfere gotiche. Io sono curiosissima di leggere questa serie perché, insomma, stiamo parlando di gotico e questi misteri che hanno sempre
affascinato me, come suppongo tantissimi lettori lì fuori. Non vi posso leggere la trama perché potrei farmi spoiler io e potrei fare spoiler a voi, anche perché non so ancora in cosa consista questo volumino. Io vi consiglio sempre di seguire la pagina della Oscar Vault per tutte le novità e le varie sorprese, ve la linko giù nella info box. Bene lettrici e lettori, questi erano tutti i volumi contenuti nel pacco di oggi. Vi lascio giù nella info box come al solito tutti i link relativi ai libri. Io ripeto, spero tantissimo che questo progetto che inizieremo e porteremo avanti potrà piacervi, potrà ispirarvi e insomma ci divertiremo tanto, lo so già. E io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche oggi, vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!